Ciao a tutti, facciamo questi bretzel insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre in un impasto collettivo. La sera abbiamo rinfrescato la nostra pasta madre, quindi o solida o liquidi, e abbiamo lasciato a temperatura ambiente fino alla mattina. Ecco qua, questa è la mia pasta madre, la mia cucciola. Ed ora la sciogliamo con tutta l'acqua. Io farò girare con la planetaria, ma potete fare tranquillamente a mano come ha fatto Rosa. Bene, qui ho messo l'acqua e lo zucchero e faccio girare un pochino. Come sapete, questi impasti collettivi vanno seguiti sul gruppo Nuvola sotto l'indicazione di Rosa Di Fonso, che ci suggerisce tutti i passaggi mano a mano. Ecco, qui ho messo anche tutta la farina, il burro, ho messo anche il sale. Come vedete l'impasto rimane un po' duretto all'inizio, eh? Però non fa niente, poi lo finiamo di lavorare sul piano di lavoro. Oppure se lo fate a mano, lavoratelo per benino. Ecco qua, questo è il mio impasto. Lo lavoro un altro po'. Ok. Il panetto poi va messo dentro una ciotola e lasciato lievitare 4-5 ore. Eccolo qua, questo è il mio. E ora procediamo a fare le pezzature di 100 grammi circa, insomma, non è che devono essere proprio precise al grammo. Ne peso una e poi mi regolo. Con questo impasto a me ne sono venuti 8 di bretzel. Ok, ne peso uno e poi mi regolo con gli altri. Una volta tagliati vanno poi arrotondati, vanno pirlati un pochino e arrotondati. Questi sono quelli di rosa. Vi ricordo che questo è un impasto collettivo, stiamo seguendo tutti i passaggi sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, seguiti dall'amministratrice che è Rosa Di Fonso. Ecco qua, arrotondo un pochino, anche se sono piccolini, non è che si riesce proprio. Come vedete non serve spolvero di farina, perché non si attaccano assolutamente. E ora vi metterò i videoclip, della formatura dei bretzel di Rosa. Ecco, Rosa li sta allungando, vanno allungati specialmente alle estremità, vedete al centro rimangono un pochettino più cicciottelli e poi si fa una sorta di nodo e si attaccano le estremità, eccolo qua, in questo modo. Perfetto. Guardiamo ancora, vanno, vedete, piegati. Piegati e poi arrotolati e ancora allunghiamo. La misura iniziale è di all'incirca 34 centimetri, poi però va allungata all'estremità e quindi poi questo dipende molto dai gusti, perché io ho visto in Alto Adige ce ne sono alcuni grandissimi, altri più piccolini, non necessariamente devono essere tutti uguali, però questa pressappoco è la misura giusta perché da un impasto tipo quello che ho fatto io ce ne vengono 8, quindi ogni pezzatura poi vi regolate, no? Allungate e vi regolate. Ecco qua, giro ancora. Infatti adesso guardando lei ho visto che io ho girato soltanto una volta, però sono venuti bene lo stesso. E ora li copriamo e li mettiamo e aspettiamo che raddoppino. Li facciamo aumentare di volume. Questi sono dell'amica Giulia, poi alla fine metterò altre foto de delle amiche che hanno collaborato. Bene, stanno crescendo, raddoppiando.
Io li ho messi direttamente su pezzetti di carta da forno, vedete, per facilitare un pochino poi la cottura, poi vi faccio vedere. Vedete, sono cresciuti, sono raddoppiati, questi andrebbero messi in frigo un'ora prima di cuocerli, una volta pronti, così forma, serve a far formare la pellicina sopra. Ok, una volta pronta l'acqua, portata a bollore, ecco qua, vedete, li faccio scivolare direttamente con la carta forno, li immergo con la carta forno e poi la tolgo. In questo modo non li tocco, così non si rovinano, diciamo. È un metodo che ho visto su internet e facilita molto la cottura. Vanno fatti bollire 1 minuto, soltanto 1 minuto, anche meno. In questo modo diventeranno lucidi. Poi ci va messo il sale, vedete il sale grosso con i semini, ho appoggiato su un altro foglio di carta forno, sulla teglia. Nel frattempo il forno è a temperatura ed eccoli qua. Guardate come sono belli, questi sono quelli di rosa. Di seguito trovate queste foto, le prime che ho trovato, perché poi ne sono arrivate altre, ma io le avevo già inserite nel video, quindi scusatemi se non le ho messe tutte, anche perché le amiche che hanno partecipato erano tante. Bene, io direi che sono venuti molto bene. Ringraziamo la nostra Rosa che ci ha aiutato ad eseguire questa ricetta. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!